Ma io credo che sia una gara purtroppo molto semplice da commentare, insomma, voglio dire, a me, a differenza di qualcuno che non mi riconosce qualche qualità, io credo di averne avuta sempre una, l'obiettività. E quindi dico che oggi ha vinto la squadra che ha nettamente giocato meglio dell'altra, insomma, in maniera meritata, anche il punteggio non è esagerato rispetto alle occasioni che sono state create e anche la personalità, la maniera con la quale ha giocato lo Spezia rispetto a noi. Quindi non dico che sono le sconfitte migliori, perché le sconfitte poi sono tutte, hanno tutte lo stesso sapore. Però se tu perdi una partita che giochi contro una squadra che gioca nettamente meglio di te, che dimostra di avere tante qualità, diventa, non dico più semplice, però insomma, credo che c'è meno amaro rispetto magari a certe sconfitte che vengono a volte in maniera casuale. Ovviamente questo non toglie l'amarezza soprattutto di aver perso qui in casa, insomma, perché ci eravamo ripromessi con il presidente, con la squadra, insomma, che di far tornare il Curi un posto difficile per gli avversari. Invece oggi è stato troppo tenero. Quindi lo Spezia ha interpretato bene subito dall'inizio la partita, con le qualità che conoscevamo. E noi praticamente non abbiamo messo nessuna delle qualità che abbiamo, non alcune, nessuna. E quindi è venuta fuori una partita impari. Nel primo tempo eravamo stati, pur giocando male, o meglio, pur subendo tantissimo nel possesso palla in tante situazioni lo Spezia, però la mia idea era quella di arrivare alla fine sullo 0-0 e poi magari cercare di trovare soluzioni diverse. Invece il gol dell'1-0 ci ha messo in una situazione di ancora più difficoltà. I primi 10 minuti abbiamo tentato una reazione timida e poi il 2-0 che credo che abbia spento completamente, perché poi si sono accumulati errori su errori su errori di fronte a una squadra che non vedeva l'ora che noi sbagliassimo certi palloni, insomma. Quindi il commento è triste, però è anche abbastanza semplice, credo. Poi si possono trovare altre giustificazioni, ma non credo che oggi ci siano, se non nella sorpresa, perché io di solito le squadre che vincono trovano entusiasmo, trovano coraggio, trovano forza, trovano personalità. Invece sembra che a noi ci ha fatto male vincere a Castellammare di Stabia, insomma, invece che farci bene, evidentemente non ci ha fatto fare quel salto di qualità che non era ovviamente nel risultato, ma proprio nella maniera di stare in campo che mi aspettavo, che oggi era una partita che sarebbe stata pericolosa e difficile a prescindere. Però mi aspettavo, proprio al cospetto di uno Spezia che so come gioca, insomma, che avremmo posto qualcosa di più, anzi tanto di più. Invece, evidentemente, sotto quel punto di vista bisogna, non dico ricominciare da capo perché non è niente da buttare, però poi magari sono stati messi anche alla berlina giocatori che esordivano oggi, no? Come Greco, come Raikovic, però è normale se questi giocano all'inizio la prima partita e tutto il resto della squadra, diciamo così, è tanto al di sotto delle proprie possibilità, poi anche loro vanno incontro a difficoltà più grandi, insomma, di quelle che normalmente si incontrano alle prime uscite. Quindi è stata una giornata non da dimenticare, almeno io non dimentico, nel senso che io è una lezione che mi è servita e, come ho detto alla squadra adesso negli spogliatoi, mi auguro che la stessa lezione sia servita loro. Il calcio è anche questo, si riparte da una brutta sconfitta interna, meritatissima, e ci si prepara meglio. Si prepara meglio e concludo ricordandosi le armi che abbiamo utilizzate per vincere quelle due, che oggi non abbiamo tirata fuori nessuna di quelle due, tipo la corsa, tipo l'aggressività, tipo l'entusiasmo.
oggi sembrava una squadra senza queste qualità, le squadre senza queste qualità perdono. Domande per il mister? Buonasera. Bernardini della Nazione di Spezia. Ascolti, mister, forse c'è nell'analisi della partita, io ho visto però un Perugia che voi lavorate insieme da un mese, lo Spezia bene o male sono sei mesi, che quindi ho visto uno Spezia che ha degli automatismi più rodati rispetto magari a un Perugia. Guarda, ti rispondo, sì. Se lo Spezia gioca come oggi è la candidata migliore per andare in Serie A diretta, sì. Lo dico proprio tranquillamente, però ho fatto una premessa. Sì, e sapete che il condizionale nel calcio conta, però se dovesse giocare come ha giocato oggi, cioè praticamente sbagliando niente, diventa, perché io l'ho viste prima di allenare diverse partite, ho visto anche uno Spezia Trapani, tanto per essere chiari. Ecco, quindi che era un altro Spezia, e infatti ci fu un altro risultato. Diciamo quel giorno il Trapani sembrava lo Spezia di oggi a Perugia e noi sembravamo... Però è cresciuta tanto e adesso c'è più consapevolezza, chi gioca, insomma, gli attaccanti mi sembrano difficilmente in questo momento marcabili, la difesa si è assestata bene, quindi a oggi, ripeto, per la qualità di gioco espresso, per come è stata in campo, è la serie candidata, cioè non vedo squadre che giocano meglio e aggiungo hanno poi una rosa, perché non dimentichiamoci che qui sta fuori Di Gauri, sta fuori Bilawi, stanno fuori anche questi giocatori. Perché sennò sembra che è tutto inventato, ma quando giochi così vuol dire che c'hai giocatori, non le chiacchiere. Grazie. Arrivederci, buonasera.